Carissimi, allora, quest'anno l'Inter non è banale, eh? Non è banale perché 4-3 con la Fiorentina, 5-2 stasera. Diciamo subito che è un Inter che offensivamente eccita, eccitante, la fase offensiva dell'Inter è eccitante. La fase difensiva, ecco, lì c'è qualcosa ancora da registrare, no? Però vede il bicchiere mezzo pieno questa fase offensiva che è dilagante. Per carità, oggi Benevento, tutto quello che vi pare. Ho visto un Hakimi che è un'ira di Dio, ragazzi. È un'ira di Dio. Cioè, partiamo subito parlando dei nuovi. Hakimi migliore in campo. Devastante. Questo al 90esimo, ancora che partiva, che voleva andare a fare gol, assist. Cioè, è una roba spaventosa. Quando parte Hakimi escono le scintille dietro. Mamma mia, una facilità di corsa, tecnica. Il gol che abbiamo fatto oggi dopo 30 secondi, pronti via. La fotocopia di quello che abbiamo visto contro la Fiorentina. Tale qua. Uguale, identico e preciso. Devastante Hakimi. Mamma mia, due partite che non sono manco due, una partita e un quarto, diciamo, perché è entrato al 70esimo con la Fiorentina. Due assist. È un gol, già, mamma mia, ragazzi, e poteva essere molto di più. Pensate qua all'assist che gli ha fatto a Perisic a porta vuota, cazzarola, Ivan, mamma mia, uno come te che c'è il vizietto del gol lì, per carità può capitare, ma non mi puoi sbagliare un gol del genere, Madonna. Gli ha messo attacco della profondità devastante di Hakimi, che vedo quest'intesa con Sanchez, meravigliosa, meravigliosa, cioè. La fase offensiva dell'Inter, ragazzi, è devastante. I nuovi, Hakimi migliore in campo, sicuramente. Da cosa è partita la giocata dell'1-0? Mi collega ad un altro nuovo, a Kolarov. E qui iniziamo luci tante, però anche ombre. Mi spiego. Il piede di Kolarov, ragazzi, è un piede di una qualità nettamente superiore alla media, perché un giocatore che ti fa un lancio di 80 metri dopo 30 secondi che imbecca Hakimi perfetto sulla corsa e vai ad attaccare in 4 contro 3. Cioè, per me quel lancio lì lo fa un giocatore solo tecnicamente con un piede notevole. Kolarov il piede notevole ce l'ha. Però Kolarov è un difensore centrale, almeno nella difesa 3. Voi lo sapete come la penso su Kolarov, ve l'ho detto. Io terzo difensore centrale. Non lo vedo granché bene, un difensore che ha fatto sempre il terzino offensivo nella sua carriera. Per me, terzo centrale può soffrire. E anche oggi, il secondo gol che abbiamo concesso al Benevento, qualche lacuna, Kolarov difensivamente l'ha fatta vedere. Ne guadagni quindi tantissimo nello sviluppo offensivo questi lanci stupendi, il piede di Kolarov, tanta roba. Difensivamente, però, concedi, e l'abbiamo vista anche con la Fiorentina, no? Vidal, che partita ha fatto pure Vidal? 50 minuti di leadership, di una qualità tecnica, ma proprio mentale, diversa, totalmente diversa rispetto ai compagni. Oltre che con la palla lo vedevi sradicare palloni scivolata, dava indicazioni anche, tipo passala lì, vieni qua, no, calma. Quindi è una figura importante per la squadra. Per questo mi auguro, poi è uscito per sto problema alla coscia. Speriamo, mamma mia, speriamo che non si sia fatto nulla di grave perché, mamma mia, iniziare già con un infortunio a un pilastro non ci vorrebbe. Quindi speriamo bene. Comunque, sembrerebbe nulla di grave. Toccate tutto quello che vi pare, tocco ferro per non dire altro. Ma ho visto un bel Vidal. Comunque, gran bella partita. 50 minuti mi sono piaciuti tantissimo. Cosa non mi piace della fase offensiva spettacolare? Luca Cone che fa tre gol totali, no? Tra Fiorentina e Benevento, già siamo a quota 3 in due partite, già è sopra la media, no? Più di un gol a partita e poi c'è gente che gli rompe i maroni. Vabbè, però l'importante è che Luca Cone c'è. Oggi addirittura anche Gagliardini scatenato. Poi vedete, quando in campo ci sono quei 7-8 elementi di qualità eccelsa. Anche quei giocatori che di solito hanno più difficoltà giocano bene. Poi, per carità, abbiamo giocato contro il Benevento, c'era un mismatch qualitativo spaventoso. Però anche Gagliardini ha giocato bene. Poi mi ha fatto quella cazzata lì in concomitanza con Handanovic, dico io, no? Ma stavi giocando bene.
Non mi voglio incazzare perché stava giocando bene, ha giocato bene, ha preso pure una traversa. Però al limite dell'area, perché vuoi dribblare? Ma perché non sei nelle condizioni di poter dribblare al limite dell'area? Palla persa, perché noi vogliamo fare la cazzata, poi la recuperiamo. Però Handanovic ha detto: no, la cazzata la dobbiamo fare per forza. E abbiamo regalato un gol al Benevento. Ecco, queste robe qua non mi piacciono, ovviamente, la perfezione poi. Non la si può ottenere subito, però quando arrivano degli errori così gratuiti e regali gol agli avversari, beh, c'è da lavorare su questo. Anche il secondo gol che abbiamo fatto fare al Benevento, insomma, non è stato proprio un gol che non si poteva evitare, no? Inevitabile. Ho visto un grandissimo Sanchez e anche questa roba mi piace tanto perché oltre Lukaku e Lautaro, che anche lui è entrato nel secondo tempo, ha fatto un gran bel gol simile anche il suo a quello con la Fiorentina, c'è bisogno di una terza bocca di fuoco secondo me lì davanti. E Sanchez ha iniziato questa stagione come aveva finito la scorsa, no? In crescendo. Lo vedo proprio un regista, un attaccante regista dell'Inter, perché lo vedi, si muove, dette il passaggio, chiama la profondità. Per me Sanchez è il classico compagno di attacco ideale per qualsiasi attaccante, ragazzi, perché fa un movimento, cioè smazza Sanchez che sembra Palacio, ricordate quando c'era Palacio, per come smazza, ma lo fa con una qualità poi indescrivibile, no? Tanta, tanta roba, Sanchez, questa intesa con Hakimi che gli dà la palla con i tempi giusti che abbiamo già visto con la Fiorentina, abbiamo visto anche oggi, tanta, tanta roba, ragazzi. La qualità quanto è importante, cioè, pensate voi i miglioramenti che abbiamo fatto, finalmente a goderti gente come Sanchez, Hakimi, sti giocatori qua. Peccato nel secondo tempo una giocata stupenda che ho visto quando è entrato Eriksen. Ecco perché poi mi incazzo quando sento dire: no, ma quello è un brocco, lasciamo perdere. Ragazzi, brocco, porca miseria, per non dire altro. Il brocco oggi, mamma mia, cioè, ha preso quella traversa lì. Lui vede al centro, non c'è nessuno. Posizione defilata, alza lo sguardo, vede il portiere pelo pelo fuori, di sinistro, piede debole, traversa piena, portiere battuto. Mamma mia, sarebbe stato un gol spettacolare, che sono un giocatore forte tecnicamente come lui poteva immaginare, no? Quindi tanta roba, tanta roba, tanta roba l'Inter, ragazzi, tanta roba l'Inter, la qualità so che c'è in questa squadra, si è visto anche oggi, per carità, Benevento poca roba, ma questi sono gli avversari della Serie A, tutti affronteranno il Benevento, anzi il Benevento la scorsa comunque ha rimontato in casa della Samp, quindi ha vinto 3-2. Quindi, insomma, noi siamo andati lì dopo 30 secondi e messo subito la partita bene. Perché? Perché la qualità, lancio di Kolarov, Hakimi, 1-2 con Sanchez, tutta gente di qualità, gol di Lukaku. Tutta gente di qualità. L'unica cosa che non mi convince è questa fase difensiva che qualche cazzatina di troppo si può evitare, ma col tempo, ragazzi, godiamoci. Intanto di positivo c'è, cioè, che in due partite hai fatto 9 gol, 9 gol, voglio dire, è una Hakimi che io l'ho detto, ragazzi, ma non è perché lo prende l'Inter, lo dico, ma perché è una roba oggettiva, cioè è un giocatore troppo forte. Poi in questo modulo che lui fa, l'esterno, l'ala aggiunta praticamente, perché arriva sempre lì ad attaccare, può essere veramente un valore aggiunto per questa squadra. E lo sta già dimostrando, perché anche oggi tanta tanta roba. Adesso vediamo come finisce il calciomercato, ragazzi. Io preferisco comunque un Inter un po' più spregiudicata, no? Rispetto a quell'Inter col braccino che giocava per fare i pareggi 0-0, difensiva. Ben venga quest'essere un po' più offensivi, ma la fase difensiva è da registrare. Skriniar mi è piaciuto oggi, hai preso 2 gol, però non sono state, diciamo, sono arrivati gol che non erano colpa di Skriniar, no? Anzi, Skriniar mi è piaciuto, ha giocato bene, dalle sue parti ha difeso bene, ha dato più peso alla difesa. Per carità, non saprà giocare a tre dietro Skriniar, però quando gioca il peso ce l'ha, quindi per me si può lavorare tranquillamente su Skriniar come difensore centrale di questa difesa a tre. Io l'avrei mandato via solo con la certezza di un Milenkovic di rafforzarmi, ma per come si sta mettendo il mercato, Skriniar me lo tengo strettissimo. Vediamo adesso cosa succede in più, no? Si parla dell'uscita di Nainggolan. Me piange il cuore, perché una riserva come Nainggolan, ragazzi, io me la sarei tenuta stretta, ma
quanto pare vuole andare via lui a Cagliari. L'importante è che il Cagliari a sto punto lo paghi. Per me un centrocampista di un certo livello, panchinaro, manca all'Inter. Cioè, un giocatore vicino ai titolari, no? Perché Gagliardini, per carità, oggi ha fatto una bella partita, ma io non mi fido. Cioè, io non mi fido di Gagliardini. È stato comunque un protagonista in negativo della scorsa stagione. E il campo glielo farei vedere solo in queste partitine così, più facili di cartello, più facili, non di cartello, quindi sulla carta, no? Quindi tutto qua. Se esce Nainggolan vorrei un altro centrocampista, ragazzi, uno più affidabile. Comunque, sono soddisfatto, bella Inter, tante belle cose. Hakimi migliore in campo, secondo me, ragazzi, felicissimo per Luca Cone, ma per tutti, vedo tante belle cose, soprattutto offensivamente. Ragazzi, parola a voi, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate. Ah, anche oggi, com'è la storia della panchina? Sky, va tutto a posto oggi. Oggi abbiamo ruotato, abbiamo cambiato sette titolari della scorsa, oggi erano in panchina. Li possiamo mettere o si offende qualcuno, Chiedo, non sia mai un'interrogazione parlamentare mo, su sto fatto che l'Inter fa ruotare anche i titolari, non sia mai, Chiedo il permesso. Iscrivetevi al canale, ragazzi, lasciate like, commentate e condividete. Scusate, ma io la frecciatina la devo sempre lanciare a questi di Sky. Marocchi ha detto che fossi nell'Inter, venderei Skriniar e mi terrei la nocchia. Cioè. Ma come si? Ma vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Lasciate like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere tutto quello che vi pare. Grande Hakimi, grandissimo Hakimi, grandissimo acquisto, meno male. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amala. Ciao ragazzi!